Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi con Tucom nuovissimo con lo Strip Club. Quindi ragazzi, requisiti, un amico che ci dà una mano, lattico di lusso per bagarci con il telefono, poi ci servirà anche il bunker con il com all'interno e nel com il deposito veicoli con il veicolo da sacrificare dentro ragazzi. Poi con questo conto com vi voglio dire che potete prendere aerei, terrobyte, veicoli del CEO raga, con la sostituzione del veicolo, quindi veicolo da sacrificare dovrà essere il veicolo del CEO che state prendendo. A questo punto possiamo iniziare con il glitch, quindi ci richiamo ragazzi dal nostro casino e andiamo all'interno dell'attico di lusso. Una volta che siamo all'interno dell'attico di lusso dovremo dirigerci dove ci sta il telefono. Quindi a questo punto ci mettiamo qua davanti e diciamo al nostro amico che ci dà una mano di salire sul nostro veicolo personale. Quindi ragazzi, mi sono dimenticato di dirvelo all'inizio, richiedete un veicolo personale, potete chiederlo anche da qua dentro tramite il menu interazione e poi dite al nostro amico di salirci sopra. Come vedete dalla minimappa, il vostro veicolo lampeggerà e quindi siamo sicuri che è sopra. Adesso gli dite di avviare un'attività di quelle dal telefono, tipo braccio di ferro. Una volta che ha avviato l'attività e vi arriverà ragazzi questa notifica in basso a sinistra, a questo punto potrete farvi invitare o unirvi a lui. Come facciamo? Se volete fare come ho fatto io, aprite il menu di pausa, andate su amici, andate sul vostro amico che ha avviato braccio di ferro o freccette comunque dal telefono e vi unite alla partita. Appena siete nella prima allerta gli dite al vostro amico di quittare l'attività, quindi riaprire il telefono, ritornare sull'attività e si quitterà l'attività, e poi voi spammate freccia destra e A assieme finché non rispawnate all'interno del casino. Adesso aprite subito il menu interazione o touchpad se giocate da PS e tenete premuto la freccetta verso l'alto, così appena si immergerà il menu subito si staccherà dal telefono. A questo punto ci dirigiamo qua dalla porta e andiamo su casino ragazzi e clicchiamo A o X se giocate la play, e dovete cliccarlo per 5 volte, quindi fate questo step 4-5 volte ragazzi. A questo punto, una volta fatto ciò, dovrete cliccare su esci dall'attico di lusso ragazzi. Quindi a questo punto saremo fuori dal casino e ci richiediamo il com. Una volta che abbiamo richiesto il com dobbiamo rientrare all'interno del casino ragazzi, ma siccome prima abbiamo fatto quel pacciugo con la porta ci darà il menu dell'ascensore all'entrata. Se non vi dà il menu dell'ascensore all'entrata vuol dire che avete sbagliato qualcosa e vi consiglio di riniziare da capo. Io vi consiglio anche di comprarvi questo elicottero ragazzi, che costa poco, in modo tale da uscire con l'elicottero in OTR. Quindi a questo punto rientriamo dentro il casino, avremo questo menu e clicchiamo su casino ragazzi. Ci farà una schermata buggata, potrebbe anche capitare che cadete sotto mappa e vi buggate istantaneamente, se succede tanto meglio, se no andate qua dalla reception e uscite con l'elicottero che vi ho fatto comprare poco fa, il Frogger. Quindi facciamo freccia destra, andiamo sui veicoli ragazzi e poi usciamo con il Frogger, e appena usciamo saremo in OTR e quindi sbada bam regà. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere subito il nostro centro operativo mobile e andare alla posizione di scambi, che sarebbe dove ci sta lo Strip Club ragazzi. Quindi a questo punto mettiamo il com in questa posizione, guardate bene, vedete la riga centrale, il solco per terra, il pallino blu deve stare in quel solco, quindi al centro raga, e poi dobbiamo mettere il pallino blu dove ci sta l'intersecazione col vicolo di destra, proprio in questa posizione come vi sto facendo vedere io. Una volta fatto ciò possiamo scendere dal com e andiamo a prendere il nostro veicolo personale che abbiamo fatto stare il nostro amico sopra, che ci ha portato, che era al casino. A questo punto mettiamo il veicolo personale, io in questo caso sacrificherò la LG e la mettiamo in questa posizione. Raga, vi ricordo che il veicolo che sacrificate deve stare all'interno del com.
Quindi a questo punto cosa facciamo? Semplicemente clicchiamo una volta freccia destra, ovviamente il veicolo del vostro amico che prendete deve stare fuori lì vicino, ragazzi, e saremo in questa schermata buggata. A questo punto clicchiamo il menu di pausa, raga, e andiamo ad avviare un lavoro da titano. Una volta, raga, che saremo nella lobby, semplicemente biocerchio per quittare l'attività. E una volta che saremo spawnati fuori, semplicemente saliamo sul veicolo che dobbiamo prendere. In questo caso, il laser, un aereo, ragazzi. Quindi salgo all'interno del laser e una volta che sono dentro, gli dico al mio amico di entrare nel suo centro operativo mobile. Una volta che il nostro amico è entrato dentro il centro operativo mobile, gli dite di invitarvi tramite il menu interazione o touchpad. Vi arriverà la notifica, accettate la notifica e una volta che abbiamo accettato la notifica, ragazzi, saremo in una schermata nera e ciò ci dice che abbiamo preso il laser. A questo punto cosa dobbiamo fare? Semplicemente o riavviate il gioco o staccate la connessione. Io staccherò la connessione e rientrerò in una sessione solo inviti. Intanto, ragazzi, se siete interessati a un account moddato, non esitate a contattarmi. Ancora per 24 ore c'è la promozione attiva a prezzi stracciati, dopodiché i prezzi torneranno al punto di partenza. Quindi una volta che siamo spawnati online, niente di più facile, apriamo il menu interazione, ci chiamiamo il veicolo del com, ragazzi, e appena spawnerà e sbadavam, avremo preso il laser. Purtroppo, ragazzi, questo glitch va solo su PS4 e Xbox One, su Next Gen non si riesce ad andare in OTR. Beh, raga, alla prossima, sbadavam.